spettatori dell'S4 e dell'S3. Dicemi un po' come è andata la gara, comincia Francesco, dai! È stata una bella gara, per me è la prima volta che vengo qua su questo percorso. Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo migliorato match dopo match. Non so l'ultima, com'è andata? Sicuramente non è un percorso facile da interpretare. No. Mentre di fianco a te c'è uno che ci gioca in questo percorso. Ci divertiamo. Allora, l'importante è essere arrivati qua, innanzitutto. Questo è importante. Bruno, vieni qua, è arrivato un altro pallare, vieni qua. Dopo la gara tutti amici, nella gara tutti rivali. Assolutamente sì, quando si abbassa. È stata pure per me una bella gara, un bel tempo. L'ultima match ho abbassato qualche altro secondo, prendendo qualche rischio, cercando di buttare forse la macchina. Siamo qua, dai. Bene. Bruno, allora, di nuovo su una macchina, non la tua ancora, però stai testando, ti stai purtroppo divertendo. Sì. Per poco, sì. Vabbè, dai, cosa vuoi dirmi? Dai, niente, tutto a posto, ho fatto bella manche, mi sono adattato alla macchina, nonostante non è mia, mi devo adattare per passarmi un po' il tempo per allenarmi. Ecco, bravo, attenzione, si sta allenando in arrivo della sua macchina. Ciao Bruno! Ciao Francesco! E allora andiamo al gruppo S, vince con tanta grinta, io ho fatto anche i complimenti in privato. Vince con tanta grinta la S3, il numero 33, Carmelo Francesco Pirri. La sua rossa 127 è acceso di passione. Gli è piaciuta tanto la strada, Carmelo, vero? Eri veramente avvinto da questi nostri 3 chilometri e noi siamo rimasti contenti di averti fra noi. Grazie per la tua grinta. Il numero 19, Domenico Tramontana. Set neri andato, devi tornare. Eccolo qui. Domani è lunga la lista dei caffè da pagare. Domani ci sarà la fila a pettimelle, signori. Nono agli scacchi, il numero 33, Carmelo Francesco Pirri. Ottava posizione per Nicola Almirante Paola. Posto 7 assoluto per il numero 5 Sergio Bertolami. Sesta posizione assoluta per il numero 32 Agostino Fallara. Subito a ridosso delle Sport, il filotto delle Barchette lo inaugura il quinto assoluto di giornata. Numero 4 sulla fiaccata, Carmelo Barbaro. Bravo. Applausi, signori, sono le ultime curve. Quarto classificato, il numero 2, Domenico Chirico. E andiamo al podio finale di questa splendida sesta edizione dello slalom di Gambarie. Terzo agli scacchi, il numero 9, Antonino Branca. Gloria B5 e 2 single side 1150. Una prova generosa che gli ha fruttato un ottimo secondo posto assoluto, Gaetano Rechichi. È andato a far visita agli amici calabresi e si è presa la coppa con l'ombra più lunga. Vince il sesto slalom di Gambarie, trofeo italiano zona sud, il numero 1 Giovanni Greco. Rimanete tutti così, foto, fateci foto, così poi le usiamo. Grazie.